Ad Homs c'erano i bombardamenti, non si poteva andare in giro, la vita era sempre più difficile, non c'era più nulla, c'era solo tanta paura. Stringevo a me i miei bambini. Era difficile. Siamo stati costretti a scappare dalla Siria. La casa è stata distrutta. Non c'era più nulla. Tutto distrutto. Tutto. Noi adulti l'abbiamo vista una vita felice, ma i bambini no, non l'hanno mai vista. Loro non hanno nessuna colpa. Da quando sono nati vivono in questa situazione drammatica. Ho pensato di prendere i miei figli e andare per mare. Poi il cognato di mia moglie è partito con la famiglia, tentando di attraversare il mare dal Libano verso la Turchia, ed è morto. Allora mi sono fermato, sono tornato indietro nella mia decisione. No. Abbiamo pensato di attraversare il mare. Poi abbiamo visto le foto di mio cognato morto. Non è giusto. Sono fuggito dalla Siria per vivere in pace. Io, mia moglie e i miei figli. Ma dopo 2 anni che stavamo in Libano abbiamo scoperto che nostra figlia Falak era malata di tumore all'occhio. La comunità di Sant'Egidio ha saputo della nostra storia e che Falak necessitava di chemioterapia. Così ci ha aiutato per i documenti e ci ha portato a Roma attraverso i corridoi umanitari. Ringrazio molto Sant'Egidio. Ringrazio molto, molto, molto Sant'Egidio perché hanno sofferto con noi. Ci hanno aiutato a fare i documenti, sono andati al consolato, dalla sicurezza libanese. Li ringrazio molto perché si sono fidati di noi. Sono contento di partire con loro perché hanno fatto di tutto per salvare i nostri figli. Hanno dato tenerezza ai nostri figli. Grazie. Ciao ciao! Mentre atterravamo a Fiumicino, dal finestrino dell'aereo abbiamo visto il mare. Tutti noi non credevamo ai nostri occhi. Siamo molto contenti di questa occasione che ci è stata data. Ringrazio molto. Spero che lo stesso accada a tutti i siriani che fuggono. Come segno concreto di impegno per la pace e la vita, vorrei citare ed esprimere ammirazione per l'iniziativa dei corridoi umanitari per i profughi. Mi rallegro anche perché questa iniziativa è ecumenica, essendo sostenuta da comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche Italiane, Chiese Valdesi e Metodiste.